Non mi sono accorto di niente, ho detto ho fatto maraviglia. Chi è a mio avviso la persona più sopravvalutata del mondo dello spettacolo? È un errore farlo a questo punto. Merda vestita e intonata. Ah, oddio che caldo. Ma la massaggi proprio... Ciao, sono Claudio. A che età è stata la mia prima volta? Mamma, se stai guardando questo momento, vai avanti di un minuto. Ciao ragazzi, benvenuti in una puntata di Vita Buttata. Non c'è niente di più bello che fatturare sulle proprie amicizie. Ecco perché quando Michele è venuto a trovarci avremmo potuto prenderci una pizza insieme, avremmo potuto, non lo so, conoscerci ancora di più. No, del resto tu in questo periodo non stai facendo un cazzo. Niente, quindi ero libero oggi, ho detto senti, c'è una giornata libera, che facciamo? Vita Buttata. Iniziamo ad ascoltare dei messaggi che ci arriveranno totalmente random e commentiamoli. Va bene, sembro una poltrona con la testa. Scusa, sono stato un cafone, non ti ho chiesto qual è un cocktail che ti piace particolarmente. Cosa mi rappresenta secondo te? Un cocktail che ti rappresenti, va bene? Ah, allora mi mandi proprio a nozze. Gazzosa, che rappresenta secondo me la musica. Perché non c'è nulla di più frizzante di te. No, non me la sento di darti il cognac. Vodka. Vodka. Ah, ti aggiungo anche un po' di martini. Con la vodka, beh, buono. Ti faccio un vodka martini lemon, che da domani sarà un bravi. Ah, naturalmente ragazzi, che sia chiaro, è tutto analcolico. Acqua. Ehi, piano però, l'ha riempito. Solo alcol, vodka e martini. Ci vuoi pure sudare dentro, tanto c'è rimasto quello. Ecco qui. Cin. Si batte prima. Posso usare questo spazio per raccontare questa cosa? Io l'altro giorno sono andato a Domenica Inn. Ho dormito 2 ore. Si vede che nella stanchezza mi sono impappinato. A un certo punto sono entrato, Mara si stava cambiando maglietta. Se tu vai a recuperare l'intervista, io invece di dire ho fatto spogliare Mara Venier, mi sono sbagliato, non mi sono accorto di niente. Ho detto ho fatto Mara Venier. Non ci credo. Non ci credo. Ma in diretta? In diretta. Non si è accorta nemmeno lei. E tu te ne sei reso conto mentre no, lo dicevi? Zero. Però tutto contento, un'intervista super liscia. Esco dallo studio e mi fanno, Michele, ma ti sei reso conto? Che detto ho fatto Mara Venier. Ho sentito Mara dopo, ma non abbiamo affrontato l'argomento. Comunque pensa Mara quanto ti stavo ascoltando. Mara, scusami. No. Ti voglio bene. Un botto di anni fa ero a Roma. Mi sembrava di averti visto in una macchina. Ero tutta contenta, felicissima. Ero sottissimo, te lo dico. Per te. Pochi giorni dopo hai pubblicato un tweet dove dicevi che ti eri innamorato in macchina, una cosa del genere. Io avevo 14 anni, ho detto ecco, ero io l'amore della sua vita. Poi ho scoperto che effettivamente non ero io. Non ricordo quando ho scritto che mi sono innamorato in macchina. Io mi succede sempre. Adesso pure con le mascherine è più facile. Quando copri questa parte, tu ti immagini che il sotto sia tutto simmetrico, poi la tolgono e vedi Picasso. Però quando sono mascherinati, la gente ha dei bellissimi occhi e quindi mi parte l'amore. Le poche volte in cui mi sono innamorato, uno, non ci eravamo mai incontrati dal vivo e automaticamente prendevo la foto dove era venuto più bello il ragazzo come status quo, mentre invece ragazzi ricordatevelo sempre, vi prego, quando state su Tinder, quando state online, prendetela più brutta e partite da lì. Io sono molto meno giudicante, io ho fatto un sacco di volte sesso con gente che mi faceva cagare. Ma ne eri consapevole mentre lo facevi? Sì, a quel punto una volta che apri la porta di casa scopri che è tutta una truffa, dici senti, l'ospitalità è importante. Ma guarda che sarà capitato pure a voi, inutile che ridete. Oh. Enrico, c'era un periodo nel quale... Allora... Enrico, massimo raggio di azione divano frigo. A un certo punto un giorno si sveglia, vado ad Arezzo. Perché? Beh, per vedere la città, è una città storica importante. E da lì è diventato il trapano di Arezzo, Enrico. Posso dire che è veramente squisito questo bravi? Praticamente eravamo in gita di quinto superiore. Decidiamo io e altri 3 ragazzi di andare in una discoteca. Era a Praga, al Carlo Villazne. La cosa assurda è stata quando siamo tornati di notte all'hotel. Un nostro amico, che era l'unico che fumava, ha detto oh, dai ragazzi, aspettate un attimo qui fuori che mi fumo una sigaretta. Sentiamo un suono come di carta che fa. Guardiamo in alto e c'era una pioggia di 260 euro. Ovviamente ci siamo fatti 50 euro a testa, 60 quello che aveva pagato il taxi. Un saluto a te, Guglielmo, e all'ospite che dovrebbe essere Claudio.
Intanto mi sembra di essere un bel rimpiazzo, grazie. Io a Praga l'unica cosa che sono riuscito a fare è la mia professoressa di chimica che mi teneva la testa mentre vomitavo birra. Questi gli sono caduti 260 euro. Sono andato in Germania con una mia, la scuola, vabbè, tutta una cosa così, e ricordo che ho dovuto fingere di fare sesso con una mia amica pur di poter rimanere soli, in realtà poi a parlare di Barbie, capito? Cioè, lei lo sapeva che stavi fingendo oppure lei era ignara e vittima della tua finzione? Fai delle domande scomode tu e non ho capito se è una tua dote o se ti ci impegni. Mi impegno. Esistono delle ragazze che effettivamente mi mettono in crisi, ma tutta vita preferisco essere gay piuttosto che aggiungere anche la componente vaginale all'interno del mio panorama artistico. Non me la sento, cioè se iniziamo pure, capito, con la vagina non finisce più. Dentro ad Arezzo nel giro de... Dopo anni di profonda non accettazione, di difficoltà, di tribolazioni proprio, mi sono guardato e ho detto l'alternativa sarebbe stato essere etero. E lì ho compreso il vero dramma. Uno passa una vita a dire non dovrei essere gay, non dovrei essere gay, non dovrei essere gay, ma mai a pensare ma se fossi etero te rendi conto? Evviva Lazie. Dal momento che quello che stiamo facendo è un gioco, ragazzi, sono tutti quanti pregiudizi che si buttano, facciamo entrare la box del pregiudizio. Pure te stai dritto, vedo, eh? È stato tutto giusto. Adesso bevo dal piattino. Ma perché è tutto così difficilmente raggiungibile? E mi devo girare per prendere questo. E c'è un movimento per cui il corpo umano sia studiato. Ah, oddio, che caldo. Michele. Un quaderno e un... carioca. La box del pregiudizio funziona in questo modo. Dovrai pescare a caso qua dentro e tirar fuori un bigliettino. Quello che dovrai fare alla fine sarà rispondere alla domanda che leggi come se fossi me. E tu come se fossi me. Esatto. C'è un telecomando. Ecco dove cazzo era. Qual è il mio guilty pleasure? È un errore farlo a questo punto. No, ho spiegato solo il gioco. Sei tante persone oggi. Scusate, non ho mai pensato a quanto fosse strano. Canto Céline Dion. Il mio guilty pleasure quando sono a casa, in realtà, è farmi il bagno a luce spenta e porta aperta. Secondo me il tuo era leccare il tuo cane. È veramente un'altra considerazione. Guardo le repliche e dice apposta per te. È un gran prodotto, lo sai che l'ho scoperto ultimamente. A che età è stata la mia prima volta? Secondo me tu non sei San Michele, capito? Cioè... Io ho questa sensazione che secondo me è proprio da cattiva ragazza, sì. La classica età da cattiva ragazza. 16 anni. Vicino, 17. Ah, 17. Come è successo? Mamma, se stai guardando questo momento, vai avanti di un minuto. Praticamente io avevo questa casa, c'era la cucina comunicante col salotto soltanto con una porta scorrevole. Mia madre stava cucinando in cucina con mia nonna e io ero nel salotto. La prima volta? Ma è terribile. Ti dirò di più. Stavo guardando... Stavo guardando l'esorcismo di Emily Rose. Beh, bello. Sai che voglia di scopare che mi fa venire? Cosa cambierei del mio aspetto fisico? Questa è pesantissima per te, eh. Devo capire se voglio essere sincero o simpatico. Loro hanno visto. Io credo che vorrei 5 centimetri in più di ogni cosa. In realtà... ogni cosa, immaginati un lobo dell'orecchio. Dai, cosa che hai messo tu? Questo. 5 centimetri in più di ogni cosa. Chi avrebbe dovuto vincere Sanremo 2022? No, secondo me Mahmood e Blanco vanno il pezzo più bello di tutti. Quando vengono qui a essere umili sono una cosa onesto, più noiosa. Onesto. Grazie, vai avanti. Vabbè, ma te lo direi. No, lo so che lo diresti, figurati. Ho mai inviato nudini ad una celebrity? Ah, non devo dirlo. Ah, scusate. Io devo rispondere per te. Siete andata di lusso. Ma ragazzi, no! Veramente? Celebrity! Mai! Madonna, come sei poco generoso! Io l'ho fatto! Guarda, avrei scritto un sì! Ti dirò di più, che questo è il mio grande rimpianto. Io mi sono giocato la carta Hollywood. Che vuol dire? Non ti sei... È che una grande celebrity apprezzava molto. Io stavo andando. E poi non è... Chi? Non ci credo. Te lo giuro. Non ci credo mai nella vita. Passa il mio contatto. Trovo che mandare i nudini a chi non è famoso sia 100.000 volte più eccitante. Io sono inclusivo, io li mando a tutti. Sto pensando, io te l'ho mai mandati, no? No, Michele. Ma Michele, ma che bussola morale hai tu esattamente? Stavo ripercorrendo il passato per un secondo. Chi è, a mio avviso, la persona più sopravvalutata del mondo dello spettacolo? Tu scrivine uno, becchi giusto. Per te...
la persona più sopravvalutata. Non puoi scrivere me perché sennò ti arriva un calcio roteante, anche perché non faccio più spettacolo da molto tempo. Io sono stato onesto, ma mi riservo di non girarla. Aiutami. Sono stato tra i cantanti. Maschio. Non avresti attaccato una donna. Sarebbe stato molto vile da parte tua attaccare così una donna. Sei stato vile, hai messo una donna. No, però aspetta. No, onestà no. Per onestà, questa è una persona che odio, ma obiettivamente è molto talentuosa. Chi non ha veramente talento, merda vestita e intonata. Intonata almeno. È almeno quello. Oh, mi è venuta in mente una peggio. Non ci credo. Mamma mia. Non ci... Ragazzi, Michele Bravi infuocato. Secondo me, quest'anno ha fatto Sanremo Elisa. No, minchia, Elisa è un dio. Sì, ma ha fatto una canzone che a me è un po' ammorbata. No. Sarà la voce di questa città. Ma cosa cazzo dici? Sarò tra le luci di questa città. Che cazzo me ne frega di cercarti tra le luci di questa città? Ma chi è il tuo cantante preferito? Elisa è uno dei miei cantanti preferiti, sì. L'anima vola, cioè quando ti cerca è soltanto perché le ti vuole ancora. Cioè lei ha scritto frasi di questo tipo. Sarò tra le luci di questa città. Ma che cazzo sei? Cioè, una lampadina? Non sono d'accordo. Guarda, se vuoi ti faccio una descrizione di questa persona che ho citato, che è molto sottovalutata per me. Sopravvalutata. Sopravvalutata. Ah, è così che hai detto. Io ogni volta che ci parlo mi chiedo dove sia finito il. Questa non la monteremo. Ci sono uscito una volta. Porca troia, mi sono annoiato a morte. Oddio santo. Sai che anch'io questa persona l'ho conosciuta. Te posso dire una cosa? Che rottura di coglioni. Che poi ti chiedi, ma ma chi è il santo protettore? Il cero che è acceso? Non ho capito, ci stanno un sacco di cazzate, un compasso. Ah, ecco dove l'avevo messo. Se potessi andare a letto con una persona famosa del tuo ambiente, vicina a te, quale sarebbe? Se dovessi andare a letto con una persona famosa del mio ambiente... Che conosci? Che conosco. Ma ti stai offrendo? Non ho capito com'è, cioè, perché in questa stanza siamo troppo prime donne. Ti immagini io e te a letto insieme? No, questo lo faccio io. No, no, io a letto cambio molto. E come sei a letto? Non sei molto diverso da come sei sempre. Scusate ragazzi, brucerò queste cose come è stata bruciata la biblioteca d'Alessandria. Oh. Dio, sei stato tutto. Dopo che hai detto peste corna di questa persona e la mostravi al pubblico intero. Scelgo Rocco Siffredi. È comunque una cosa che, oltre a essere interessante, mi fa anche il curriculum. Dai, qual è il tuo? Io ti vedo sia solo fisicamente. Cioè, perché se devo pensare al carattere, nessuno. Poi tu sei confusionario, cioè tu peschi da un bacino molto più ampio. Michele, mi hai rotto il cazzo. Ma sai che non saprei scegliere manco io? Io sono generoso. Ed è con questo che chiudiamo questo gioco, del quale ho dimenticato il nome. Oh, amore! Ciao! Vieni, vieni. Ciao! Vieni su. Vieni su. Ciao! Ciao! Ah. Ciao! Ah. Ciao! Ah. Guldo! No. Eccolo! Eccolo! Vieni! Vieni qui! Ciao! Lei si vuole fare questo. Ma la massaggi proprio... Guldo, vieni qui, fammi vedere se funziona anche con te. Vieni qui. No, vabbè. Ma se lo sta facendo fare? Certo! No, non fare così. Senti, questo qui secondo me è venuto un po' forte. Tanto guarda, io ormai sono andato. Ascoltiamo l'ultimo messaggio e poi ci salutiamo. È stato un piacere comunque. Quando mi sono trasferito per la prima volta sono andato in Scozia e sono finito in questa stanza in un ostello. Un giorno mi alzo, mi metto a leggere un libro sul Kindle e praticamente succede che mentre leggo vedo dall'altro lato della stanza, all'altro angolo della stanza, un tizio che mi fissa e muove tutto il corpo in maniera molto strana, come se stesse facendo le flessioni sul letto. Ero io. Sento un forte rumore di... cioè un forte suono di plastica.
come se qualcuno toccasse una busta. Me ne vado dalla stanza perché il tizio stava chiamando, guardandomi. Non ho capito il rumore della busta di plastica, io. Io pure non l'ho capito, cioè di che materiale era la compagna? Non ho capito, no, serio. Io guarderei per paura che qualcuno possa svegliarsi. Ma te guarderesti per invita altra gente? Ma cosa dici? Ma Michele, partiamo che mi offendi dal discorso, presupposto che mi offendi oltremodo. Io ho fatto un solo trisom nella mia vita. A contarli. Tu hai un'idea di me, secondo me, posso dirtelo proprio sinceramente perché basta fingere. Fidati che io guarderei per l'ansia di una persona che magari si sveglia e poi... Poi scusa, mi svegliato. Ma dai, ma che guardi una persona perché così ti... Ma se lo fai in una stanza di 16 persone, un po' ce l'avrai quel feticcio lì. Effettivamente non è male, se la metti così non è male. Ti vedo proprio con la campana vicino al letto che fai, ragazzi! Io direi di chiudere questo video. Di cosa? Michele, siamo ai saluti finali. Vai. Grazie. Ciao, sono Claudio. Grazie per essere stato mio ospite. Grazie per avermi fatto scoprire un nuovo drink pazzesco. Ma soprattutto, ragazzi, grazie anche a voi per tutti quanti gli audio che ci avete mandati. Erano così tanti che sono stati addirittura riciclati. Questa sveglia mi dice: portati via la cena. Che cazzo dire sono? Siamo arrivati alla fine di questo video. Grazie mille Michele. Grazie. Grazie a voi. È bruttissima sta chiusura, però non mi piace. Non lo so, ma perché possiamo chiudere così a... Chiudiamo, dai. A buco. Non funziona proprio come chiusura. Comunque, se fossi nella Bella e la Bestia, sto limonando una vecchia in questo momento. Beh, io sto limonando Chicco, vedete? Cos'è peggio? Ragazzi, ci vediamo non lo so quando, ma sempre qui. Ciao! Ciao.